era da anni e anni che non si vedeva questo livello, grado di partecipazione durante le nostre serate, i nostri incontri. La sede del Comitato Valori e Solidarietà tristemente chiusa, la nostra piena di giovani, perché i giovani e non solo hanno capito che noi stiamo dando loro una concreta possibilità di essere protagonisti, del loro presente, di essere gli artefici del loro destino. E finalmente una possibilità c'è, e Piedimonte non se la lascerà scappare il 9 e 10 giugno. Noi abbiamo avuto il coraggio, dice, alle persone non interessano i debiti fuori bilancio, alle persone non interessano le critiche, le persone vogliono sognare con promesse, vogliono sognare con restituzione di tasse, con favole e quant'altro. Non è vero, questo non è vero, le persone oggi hanno gli occhi aperti, le persone sanno che i tempi sono difficili, le persone sanno che viviamo un periodo di profonda crisi, ma le persone sanno che quando dobbiamo sbracciarci, quando dobbiamo rimboccarci le maniche, come dice Luigi, quando dobbiamo è tempo di farlo, lo stiamo facendo e lo faremo assieme, andando a braccetto, perché noi questo paese, uniti, lo porteremo fuori da questa situazione, ma lo faremo tutti assieme, perché sarete messi in condizione di farlo. Cosa devo dire di politica di bilancio, politica di quando si devono incassare 6 milioni di euro, c'è una manifesta incapacità a gestire, ma questo non significa, come ho detto più volte, che noi dall'11 inizieremo a tartassare le persone, no, perché un'altra cosa che faremo, e la prima cosa che faremo, sapete qual è? Restituire il canone di depurazione che i cittadini hanno pagato e che non dovevano pagare. La prima cosa che faremo sarà questa, dare dei segnali forti. Abbiamo proposto, compensiamo con le somme che ci devono ancora dare, diamo un respiro, ma saranno 200-300 euro, ma non ha importanza, perché in questo momento anche i 100 euro possono fare la differenza, possono dare qualche settimana di serenità a delle famiglie che sono in difficoltà. Nulla è stato fatto, perché a loro, dei cittadini, non è interessato nulla in questi 5 anni, e quello che hanno fatto lo hanno fatto esclusivamente per tornaconto elettorale. Anche le gite degli anziani è troppo poco, parleremo più avanti di politiche sociali, ma non si può ridurre tutto a quello, perché quello significa semplicemente che tu ti vuoi garantire il tuo spazio, ti vuoi garantire il tuo consenso per conservare la poltrona che occupi da 15 anni. E poi siamo noi che abbiamo l'ossessione della poltrona, il sindaco riesce a smentire se stesso. Che cosa devo dire della politica per i giovani? La politica per i giovani noi l'abbiamo già fatta, la politica per i giovani è rappresentata dai ragazzi, dalle decine di ragazzi che sono presenti stasera e che battono le mani, ma non perché vogliono qualcosa, non perché mi dicono che c'è problema di orario, io ringrazio il sindaco perché noi abbiamo molto ancora da dire, quindi se il sindaco... Di politiche per i giovani, vi hanno parlato i giovani, perché noi la politica la facciamo con i giovani, che hanno la possibilità di contribuire intanto con idee e poi con fatti. Il sindaco ci viene a raccontare che lui è per la gestione diretta del sistema di raccolta rifiuti.
dico Giuseppe, vi ha dimostrato che il problema non è solo lato, non è l'Aimeri, perché ci sono altre realtà, che è l'AC Bonaccorso, Via Grande, che sono stati in grado di creare delle proposte alternative che hanno permesso ai loro paesi, cioè abbiamo paesi che distano meno di 50 km da Piedimonte, che sono amministrati da persone che hanno saputo trovare soluzioni, che hanno sollevato il paese dalla quotidianità che viviamo noi, hanno dato delle proposte, hanno segnato una strada che li ha portati a conseguire un livello di vivibilità della quale godono i propri cittadini. A Piedimonte nulla di tutto questo è stato fatto, troppo facile oggi parlare di ritorno alla gestione diretta, puramente e semplicemente. Ci sono anche altre possibilità che il sindaco forse non conosce. Noi riteniamo che forse è il caso di alzare gli occhi oltre i confini del nostro comune. C'è la possibilità di piccoli consorzi tra comuni vicini che ci possono consentire di fare investimenti ingenti senza caricarci di mutui esosi, come ha detto il sindaco. Il sindaco è pronto a fare un mutuo da 800.000 euro per fare l'isola ecologica. Del resto, chi lo paga il mutuo? Chi lo paga il mutuo? Lo pagate voi. Allora io dico, andiamo oltre questo approccio superficiale, cerchiamo di immaginare e proporre soluzioni diverse. Noi dobbiamo finirla di stare al traino, di inseguire sempre quello che fanno gli altri. Piedimonte, una volta tanto, deve essere comune capofila. Mi ricordo la barzelletta del sindaco che disse che nella stabilizzazione dei dipendenti, dei lavoratori precari, Piedimonte era comune pilota. Abbiamo fatto veramente un bel testacoda, evidentemente colpa di chi guidava, è chiaro, no? Io chiedo loro che cosa hanno fatto in concreto per incentivare la raccolta differenziata. La Cibonaccorsi sono al 60%, qua ci hanno raccontato un'altra favoletta che spontaneamente si è raggiunto a Piedimonte il livello del 30%, poi però scopriamo che chi ci fornisce questi dati è colluso con la mafia e ha taroccato tutti i conti, tant'è che parecchie persone sono finite dietro le sbarre. Allora noi non possiamo avere questo tipo di interlocutori. I rifiuti non possono essere più terreno di conquista delle persone che hanno distrutto il nostro territorio, delle persone che ci hanno resi schiavi. Per noi i rifiuti devono diventare una ricchezza, come lo è per i paesi normali. Lo ripeto, noi siamo in Europa, non possiamo comportarci come... Siamo vicini all'Africa. Certamente c'è chi sta peggio di noi, ma noi dobbiamo guardare sempre a chi sta meglio di noi. A chi sta meglio di noi. Non possiamo sempre crogiolarci su queste giustificazioni che non stanno né in cielo né in terra. E allora dico io, gestione diretta, ma una gestione diretta che deve essere vista in maniera più attenta, una programmazione anche in questo, ma se manca la programmazione nel quotidiano, non possiamo aspettarci dall'amministrazione uscente qualche cosa di diverso. Sono venuti così a raccontarvi, noi siamo per la gestione diretta. Io vorrei sapere, oggi prendono la ditta esterna per raccogliere in maniera indifferenziata tutti i rifiuti. Ci siamo? Ma questa ditta sicuramente la pagheranno, no? Qualcuno dice che ci costa 2.500 euro al giorno. Allora io mi chiedo, ma questi soldi, se noi ce li avevamo, perché non seguire strade diverse, come hanno fatto altri comuni?
dire noi paghiamo direttamente i dipendenti, paghiamo direttamente l'Aimeri, ma l'Aimeri, scusami, io dopo l'ora non c'è, qua ci hanno detto che possiamo andare avanti. Quindi siccome abbiamo parecchio da dire possiamo recuperare, ci regalano l'ora, il sindaco ci regala l'ora come gesto di democrazia. Il verde pubblico è gestito dal comune, il verde pubblico è gestito dal comune, non c'entra nulla l'Aimeri Ambiente, non c'entra nulla l'ATO, la gestione delle villette. Dico, deve andare oltre, c'è bisogno di vedere le fotografie della, delle villette che vengono pubblicate su Facebook. Sapete cosa mi ha detto il sindaco nel confronto che abbiamo avuto a Vena? Gli ho detto, io la prima cosa che farò da sindaco sarà quella di emettere delle ordinanze per rimuovere le discariche, le micro discariche abusive. E il sindaco mi ha detto, tu non sai quello che dici perché ti beccheresti una denuncia. Allora io dico al sindaco, come ho detto l'altro giorno, lo ripeto davanti a voi, io lo voglio cercare, lo voglio trovare un magistrato che mi incrimina perché io voglio tenere il mio paese pulito. Io prendo questo magistrato e me lo porto in contrada Fogliarino e gli faccio vedere lo scempio che questa amministrazione ha permesso, che stanno autorizzando l'Aimeri a rendere un torrente nel comune di Piedimonte Etneo, una discarica a cielo aperto. Si parla di lavoro, si parla di lavoro. Noi abbiamo proposto, è ovvio che non possiamo invertire da soli una tendenza, abbiamo fatto delle piccole proposte che possono comunque. Noi abbiamo parlato del mercatino a chilometri zero, è una realtà che si può concretizzare con poco, ora lo vogliono fare anche loro, lo vogliono fare anche loro, ma io chiedo perché non lo hanno fatto prima, cioè che tipo di credibilità hanno quando fanno delle proposte oggi, se delle proposte che hanno fatto 5 anni fa non ne hanno realizzata neanche una. Festa della vendemmia. La festa della vendemmia torneremo nelle prossime sere perché merita di essere trattata con dovizia di particolarità nella gestione della festa della vendemmia, ma questo è solo un aspetto che riguarda questa importante manifestazione. Giuseppe l'ha detto, l'abbiamo detto più volte, no, il turismo a Piedimonte non si può ridurre in 3 giorni, che sono 3 giorni bellissimi, ma che non possono costituire il punto di riferimento di un'amministrazione. Io magari spero che domani il sindaco, e questo il sindaco lo sa, ci dica quanto sia costato l'affitto di uno stand nell'ultima festa della vendemmia, perché l'abbiamo chiesto 3 volte ancora, non abbiamo avuto risposte, perché gli stand sono stati pagati 2 volte. Ci venga a dire domani sulla festa della vendemmia, ci venga a dire che tutti i fornitori degli anni precedenti sono stati pagati, perché a noi arrivano notizie preoccupanti di persone che ancora devono ricevere decine di migliaia di euro per la festa della vendemmia. E allora quando Tano parla di trasparenza, io dico bene, benissimo la festa della vendemmia, però le persone devono sapere quanto costa la festa della vendemmia, perché se tu dici che quest'anno la festa della vendemmia è costata 75.000 euro, se tu ci dici che la festa della vendemmia è costata 75.000 euro, però poi magari c'è lo spettacolino di X che non l'hai pagato, lo stand di Caio che non l'hai pagato e quell'altro che non l'hai pagato, allora ci costa di più. E allora altri debiti fuori bilancio che non sono il male assoluto, ma sono l'indice di una pessima amministrazione. Questa non è un'amministrazione trasparente. Io l'anticipo, così il sindaco ci darà delle spiegazioni. Ci sono delle persone che hanno fatto da sponsor all'ultima festa della vendemmia, cioè nel volantino di pubblicità della festa della vendemmia c'erano degli sponsor.
Voi sapete tutti che lo sponsor, per poter usufruire, per poter trarre vantaggio da un'importante manifestazione come quella che è la festa della vendemmia, devono cacciare fuori i soldi, devono pagare, perché non possono beneficiare di un bene che è un bene nostro, perché non è vero che la festa della vendemmia è qualche cosa che appartiene solo a loro. Ormai la festa della vendemmia è dei piedimontesi. E allora ci spieghi domani il sindaco come mai nel 2012 non è stato scritto un euro in entrata a titolo di sponsorizzazione? Noi siamo stanchi. Allora avete fatto un regalo a queste persone? Dateci delle spiegazioni, perché io ritengo che sia gravissimo, perché anche questo, il fatto di associare ad una manifestazione così importante il nome di una qualsivoglia attività imprenditoriale, presuppone la sussistenza di determinate condizioni previste dalla legge. Io voglio capire se questi controlli sono stati effettivamente fatti. Anche qua non c'è nulla di personale, però se Tizio, per mettere il nome della propria impresa sul volantino della festa della vendemmia, ha dato soldi che sono stati utilizzati per pagare chi che sia, allora questi soldi devono passare dal bilancio, perché la festa delle vendemmie allora non è costata 75.000 euro. Allora il sindaco, se è vero, come dice lui, che è trasparente, ci venga a dire che cosa è successo, ci venga a dire come ha permesso una cosa del genere, come ha permesso che qualcuno si avvantaggiasse di un nostro bene. E questo è un aspetto, è un'altra, l'ennesima, ulteriore domanda. Poi dite che noi gettiamo fango, noi non abbiamo argomenti, noi ci arrampichiamo, noi facciamo delle domande. Per me la festa della vendemmia può costare anche 200.000 euro, però le persone lo devono sapere. Se io per fare venire in tinturia spendo 17.000 euro, io lo devo dire a chiare lettere ai piedimontesi: io per fare venire in tinturia ho speso 17.000 euro. Poi se le persone sono contente di come io ho speso i soldi, mi ridaranno fiducia e mi confermeranno sindaco, altrimenti voteranno un'altra persona. Però i cittadini lo devono sapere. Apro una parentesi, qualcuno, o meglio, scherzosamente, facendo una battuta sempre nel confronto che abbiamo avuto a Vena qua 2 settimane fa, siccome c'era qualche valente imprenditore che batteva le mani ed esultava perdifiato, dico, io ho fatto una battuta, perché il sindaco, dico, adesso se leggete il suo programma, vuole far appaltare quello, vuole far appaltare quell'altro, vuole fare quello. Allora ho detto scherzosamente, ho capito perché tutti gli imprenditori sono contenti. Allora io voglio fare una precisazione che reputo doverosa. Allora la prima cosa, non è vero che tutti gli imprenditori sono con Giuseppe Pidoto, non è assolutamente vero. E dico un'altra cosa. Noi abbiamo una classe imprenditoriale a Piedimonte, abbiamo una classe imprenditoriale matura, una classe imprenditoriale fatta di persone che si sono fatte da soli, una classe imprenditoriale che sa come rapportarsi con l'amministrazione comunale, una classe imprenditoriale che non farà mai mancare il suo supporto e la sua vicinanza all'amministrazione. Lo abbiamo visto 5 anni fa. C'erano persone che fino al giorno prima erano con Alberto Puglisi e il giorno dopo giustamente erano a braccetto con Giuseppe Pidoto. Ma questo un imprenditore serio deve fare. Questo io dico sempre a proposito degli imprenditori seri che ci sono a Piedimonte: noi ci spenderemo sul piano regolatore generale, noi ci spenderemo su cose serie. Su cose serie, noi garantiremo a tutti la possibilità di lavorare con il comune, perché è ovvio
che tu hai le tue imprese di fiducia, però forse sarebbe stato più bello e certamente più elegante fare lavorare anche altri, anche degli imprenditori che per serietà preferiscono rimanere defilati, ma non perché non vogliono prendere posizione, ma semplicemente perché seriamente vogliono capire che chi fa loro la proposta più seria, chi, quale, quell'amministra, preferiscono cercare di capire quale amministrazione sia effettivamente in grado di offrire serie prospettive di sviluppo per questo paese. E allora rassegnatevi, rassegnatevi, oltre ai quattro amici ci sono tanti altri, tante altre persone serie che nei prossimi 5 anni avranno lo spazio che non hanno avuto in questi 5 anni. Si parla ancora di politiche sociali, non è mai stata fatta nell'ambito delle politiche sociali una seria programmazione. E allora io non penso che un assessore ai servizi sociali possa passare o debba passare alla storia per le bellissime gite che ha organizzato agli anziani o per le stupende maccheronate che ha fatto per i soliti 4 amici. Attenzione, anche qua una precisazione doverosa: vanno dicendo che la prima cosa che farò è chiudere il centro anziani. Dicono questo, qualcuno mi ha riferito: avvocato, ma è vero che lei vuole chiudere il centro anziani? No, io non lo voglio chiudere, io lo voglio valorizzare, io voglio renderlo veramente un punto di riferimento. Gloria l'altra sera ha parlato di politiche intergenerazionali, perché non fare del centro incontro anziani un centro incontro punto, non solo per gli anziani, perché gli anziani sono una ricchezza per la nostra collettività, anche questa altra ricchezza che è stata utilizzata semplicemente come serbatoio di voti. Noi vogliamo andare decisamente oltre. Giuseppe parla di cultura e io ci voglio tornare sulla cultura. Io non mi sento un uomo di cultura, tutt'altro, ho dei limiti enormi con i quali combatto ogni giorno, però ripeto, per me andare alla biblioteca comunale e vederla in quelle condizioni per me è uno scempio inaccettabile. Vedere l'archivio storico in totale stato di abbandono è un altro pugno nello stomaco che non ricevo solo io, riceve il mio paese, riceve Piedimonte. Non è stato fatto un investimento serio sulla biblioteca comunale. Non è vero che le biblioteche sono morte, bisogna avere l'intelligenza di trovare delle soluzioni, di fare delle proposte che consentano ai giovani di avvicinarsi alla biblioteca. Non si può dire c'è un computer sgangherato là e quello che è un internet point, bisogna fare, non spendendo cifre dell'altro mondo, i locali ci sono, renderli più confortevoli, consentire alle persone di dire oggi non ho nulla da fare, me ne vado in biblioteca, instaurare un rapporto di collaborazione seria con la scuola. Cioè, la cultura non si può ridurre, l'ho detto la volta scorsa, non si può ridurre alla singola manifestazione, ben venga la singola manifestazione, ma questo è frutto del vivere giorno per giorno. Bisogna programmare anche da questo punto di vista, cosa che non è stata fatta, non è dato registrare nessun tipo di iniziativa. Nella scuola c'è stata un'involuzione e possiamo ritornare a parlare della gestione dell'autonomia, della vicenda dell'autonomia scolastica, ma dobbiamo andare anche oltre queste cose, perché la scuola, se oggi è in questa condizione, bene, noi ci impegneremo in primo luogo per ridurre il disagio ai genitori e ai bambini e cercare di dare loro delle opportunità. Non c'è un laboratorio, dico, ci sono gli edifici, ci sono le strutture che fino a qualche settimana fa erano
cioè, si raccoglievano all'interno dei mobili rotti, cioè erano delle discariche a cielo chiuso. Anche là, poi fortunatamente, grazie all'interessamento di qualcuno che ha fotografato e ha pubblicato le foto, allora qualcosa si è mossa in questa direzione. Ma perché non fare di più? E veramente ci vuole veramente molto, molto poco. Dico, le politiche sociali ne abbiamo parlato diffusamente, noi abbiamo intenzionato, un altro anziano signore mi diceva: ma ci toglierete anche l'assegno che ogni tanto ci date? No, gli ho detto, noi se possiamo lo raddoppieremo, noi troveremo le risorse per starvi vicini. Perché oggi la cosa più importante è stare vicini ai cittadini. Torno a parlare agli imprenditori seri. Noi, per noi una priorità è il patto dei sindaci del quale noi abbiamo parlato nel nostro programma, perché permetterà ai piccoli artigiani, alle piccole imprese di poter lavorare, perché noi ci impegneremo nel far predisporre progetti seri che arriveranno a Palermo e verranno finanziati dall'Europa, perché noi vogliamo avere a che fare con persone serie, con imprenditori seri. Gli imprenditori seri a Piedimonte ci sono, ce ne sono, e oggi magari vivono un momento di difficoltà, e allora anche qui un'amministrazione comunale seria deve avere la sensibilità di stare loro vicini in questo momento e di aiutare tutti, e dico tutti. Bravo. Io ho elencato di sport vi ha parlato Tano Pace, non voglio tornarci perché il suo intervento è stato esauriente. E allora oggi noi guardiamo al futuro, guardiamo al domani, però lo stiamo facendo disegnando quello che è il nostro progetto, tratteggiando quello che è il domani che vogliamo per Piedimonte. E non l'abbiamo fatto, perché voi l'avete capito, non l'abbiamo fatto in maniera fumosa, ma l'abbiamo fatto in maniera precisa. Lo stiamo facendo andando nelle case dei piedimontesi, ma non a chiedere il consenso. Io non chiedo il consenso, io chiedo ascolto, io chiedo attenzione. A tutti sto chiedendo: leggete il nostro programma elettorale, confrontatelo con quello dell'altra, dei nostri avversari. Solo così vi renderete conto che già la proposta, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, è una proposta completamente diversa, è realmente una proposta di cambiamento. E vi assicuro che tante persone lo stanno capendo, e tante persone che oggi preferiscono tenere un profilo basso lo fanno semplicemente per evitare di ricevere fastidiose visite da vice sindaci ed assessori che stanno assillando i piedimontesi. Non possono farvi niente, non possono negare quelli che sono i vostri diritti, e non sono più in condizioni neanche di fare favori. La loro stagione politica è finita. Il loro modo di intendere la gestione della cosa pubblica fa ormai parte del passato. E quando dico che a Piedimonte sta realmente soffiando un vento di cambiamento, lo dico perché le persone me lo stanno facendo capire, le persone hanno capito che non è più possibile andare avanti così. E per questo sono convinto che il 9 e il 10 giugno tutti i piedimontesi voteranno uniti per il cambiamento. Grazie.